Sasho? Sì. Tsunanaka? Sì. Tomonaka? Sì. Nomura? Ah, già, Nomura è assente. Eccomi! Scusi, professore. Ieri ho studiato la sceneggiatura fino a tardi. È stata dura alzarsi. Ma, Tontaku, oggi non dovevi appunto registrare una fiction televisiva o qualcosa del genere? Accidenti, ma quella è Mayu Azuki! Ai tempi in cui ero presidente del circolo degli scopritori di idol all'università Meiji, lei girava ancora per quei teatrini vicino alle terme con quel gruppo di sexy idol, le Ellos. Sei stata veramente brava a diventare così famosa, Mayu. Dopo le chiederò un autografo. Ma che dico, anch'io sono un professionista di questo mondo ormai, non devo fare figuracce. Però non dovremmo essere in molti a possedere tre tipi diversi dei suoi autografi dell'epoca delle Ellos. Ehi, lei della Pink Elephant, non è arrivata la vostra ragazzina? Oh, ci scusi vivamente, arriverà fra poco, glielo garantisco. L'avverto, tra 10 minuti cominceremo le prove. Certo! La vostra ragazzina, quando capiranno che lei ha un nome e un cognome, si chiama Tomoko Nomura! Lo sapevo che non dovevamo accettare un ingaggio non pianificato! Progetto di costruzione di un idol, Tomoko Nomura. È il progetto per trasformare Tomoko nella top idol del XXI secolo. Mi ha tenuto impegnato per 3 giorni e 3 notti senza dormire. Molto presto la piccola Tomoko sarà scelta come protagonista di un grande film, lo sento. E il suo film avrà un enorme successo. Tomoko otterrà la fama che merita. Sarà chiamata come ospite in uno di quei celebri talk show come La Stanza di Tezuko. E alla fine otterrà lo status di top idol nazionale e arriverà a essere conosciuta in tutto il Giappone. E poi... Signor Okinoshima, come si sente a sposare la più amata idol del Giappone? Sono felicissimo. Devo provare a chiamarla di nuovo. Ah, ancora non risponde. Conviene chiamare la scuola e... Oh! Ma questo è il suo cellulare! Pronto, Tomoko? Pronto, Tomoko? Oh, ma cosa ci fa il cellulare di Tomoko nella mia borsa? Ah, ora ricordo. Me lo ha dato ieri quando siamo andati a fare le foto per la copertina di Amici del Bonsai. Lo sapevo che non dovevamo accettare un ingaggio non pianificato! Accidenti, come faccio a rintracciarla adesso, Tomoko? Tomoko! Oh. Oh, sbrigati, Tontaku! Grazie mille, professore! Ah, è tardissimo! Ehi, aspetta! Tomoko! Tomoko! Bene, tutti gli attori in scena! Facciamo una prova completa! Prova luci, intanto! Mi vuole spiegare perché la scena di Tomoko non c'è più? Mi sembrava di essermi già scusato del ritardo. Mi dispiace, ma purtroppo la scena è stata sostituita. Vede, la sceneggiatrice, la signora Ashida, l'ha deciso all'ultimo momento. La famosa signora Ashida? Senta, rimanga fra noi, ma il fatto è che all'Ashida non piacciono le ragazze prosperose. Ma è pazzesco! Lo so, abbiate pazienza per oggi. La prossima volta farò in modo di inserirla. Forza, gente, cominciamo la prova! Aspetti un momento, signor Kojima! 4, 3! Ce ne andiamo via, Tomoko. Eh? Ah, quanto mi fa infuriare! Bisognerebbe mettere un freno allo strapotere di quella brutta vecchietta egoista! Avevamo accettato questa comparsata perché mi avevano assicurato che saresti rimasta in scena per più di un minuto! Se la mettono così, mangerò tutti i cestini dello staff! Non posso andarmene senza far salire il più possibile i costi del programma! Salve! Allora, ce l'hai fatta ad arrivare in tempo, Tontaku? Signor Onizuka! Si può sapere che cosa sta facendo? Sai com'è? C'era venuto un po' di fame. I cestini forniti dal canale sono veramente buoni. Sì, straordinari. Io me ne prendo un altro. Come mai siete tutti qui? Ma è stato proprio Onizuka a chiamarci. Ci ha detto se volevamo venire a vedere dove lavora Tontaku. Ci sono anche gli altri, stanno facendo una visita guidata. Noi invece siamo stati convinti da Kanzaki ad aspettarvi qui. Certo, io sono una grande amica di Tontaku. Oh, Rumi! È già finito il tuo turno? Oppure sei in pausa, per caso? Beh,
Ecco. Abbiamo deciso di non accettare questo lavoro. Non era molto conveniente per noi. Tontaku! Tomoko! Non c'è nulla di cui preoccuparsi! Tomoko! Ehi, ma che sta succedendo? Non lo so. Comunque ritroviamo Tontaku. Insomma, ti ho detto che non conosco quella donna con il vestito blu di cui parli. Quale vestito blu? Ti sto chiedendo di una donna con il vestito rosso. Se aveva un vestito giallo, sarà stato un pulcino. Bene, ora controlliamo sul monitor. Professore! Mi dispiace tanto, ha dovuto accompagnarmi di corsa e io ho perso la parte. Se non hai avuto la parte, perché sei ancora qua? Beh, perché questo è un programma molto divertente. Ieri sera continuavo a rileggerne le battute. È per questa ragione che oggi ho fatto tardi. Allora è un po' troppo presto per rinunciare. Il programma non è ancora giunto alla fine. L'avete trovata? Niente da fare. Dannazione, chissà dove è finita. Oh, ti prego, Tomoko, non fare sciocchezze! Ecco qua. Vi ho portato il vostro tè congelato di crema e la granita alle prugne con latte. Tomoko! Tontaku! Possibile che non ti ricordi. La luce sul petto di Ultraman lampeggiava prima in blu, poi in giallo e solo alla fine in rosso. Parla, Kikuchi! No, non è così. Sul petto aveva... Mi scusi. Ok, sei stata bravissima, Tomoko. Grazie infinite. Ma che è successo? Grazie infinite. Non l'avevano cancellato il ruolo grazie di Tontaku. È stato merito di Onizuka. Davvero, professore? Ma come hai fatto? La sceneggiatrice ha detto che i ragazzi come te sono proprio il suo tipo. Questo vuol dire che Murai dovrà... Bisogna provare tutto nella vita. Mi raccomando, Kunio. Fatti onore. Ma perché proprio io? Ti basterà portarla un po' in giro e tenerla fra le braccia tutta la notte aspettando l'alba. Oh, mamma! Ehi, Kicino! Professore! È ora di rispettare l'accordo. Bravo, Kicino! Dimmi, cosa vuoi in premio? Vuoi che inserisca altre scene con la tua amica? Ho capito. Allora farò della cameriera un ruolo semifisso. Un momento, non potete decidere tutto da soli! Finalmente ho trovato un ingaggio per Tontaku e tu osi criticarmi! Sì, invece, perché sono soltanto io il suo manager. Tomoko non accetterà un lavoro non previsto dal mio progetto. Di che progetto parli? Stai parlando di questo, per caso? Ehi, chi ti ha dato il permesso? Tenete. Ma è un progetto da sogno, questo. Pensi che riuscirai a realizzarlo? Sono un appassionato di idol da oltre 20 anni. Sono anche stato presidente del circolo scopritori di idol all'università. Per me nulla è impossibile. State a guardare e ve ne accorgerete. Non mi piace questa storia. Cosa? Per te va bene finché va come dici tu. Non ti interessa sapere cosa ne pensa Tontaku. Cosa vuole che ne pensi, Tomoko? Non posso fidarmi di uno come te per Tontaku. Il mio stupendo progetto! D'ora in poi della promozione di Tontaku si occuperanno Eikichi, Onizuka e i 5 students. Ho capito male o sta coinvolgendo anche noi? Così sembra. Lei non è un professionista. Sarà anche vero, ma sono in grado di riconoscere il fascino di Tontaku. Va bene, come vuole. Se ci crede tanto, le concedo un tentativo. Però, se alla fine non avrà ottenuto nulla, voi tutti non potrete più farvi vedere dove lavora Tomoko, intesi? Perfetto. Ti mostrerò il vero Tao del manager, Onizuka Style. Onifuji TV! Ah! Il primo passo per una idol è la pubblicità. Tutte le più famose idol sono diventate grandi partendo dal settore pubblicitario. Sì! Tomoko ha già girato lo spot di un telefono cellulare. Non ne basta uno. Dovrai farne ancora e ancora. Certo, a parole è tutto facile, però credi sul serio che noi sapremo trovarle ingaggi pubblicitari a ripetizione? Già, infatti, ho sentito dire che è molto difficile. Ma non sapete chi avete davanti? Oh? Io ero uno dei leggendari Onibaku, la coppia più tosta di Tokyo. Ho contatti ovunque, in campi di ogni genere. Ma vuoi dire che... Certo, ho già ottenuto degli ingaggi.
Avanti, cominciamo la prova. Eccomi! Il rafano è buono, il rafano è giocoso. Se è un rafano che vuoi, ascolta me. Quello di Gunma è il rafano che fa per te. Quello di Gunma è grosso e duro. Stop, controlliamo il girato. Grosso e duro? Mi scusi, potrebbe dirmi in quali zone verrà trasmessa questa pubblicità? Soltanto a Gunma. La strada per diventare top idol è ancora lunga. Ma sei impazzito! Questo è il tipo di spot con cui si finisce derisi in una di quelle trasmissioni che scavano negli esordi dei VIP! È assurdo, non si può accettare una cosa del genere! Vieni, Tomoko, andiamo via! Ah, ma è super buonissimo! Mangiatene pure quanto ne volete. Non è proprio niente male, vero? Signor Okinoshima, tenga, ne assaggia anche lei! Oh, Tomoko! Non osare fare il guastafeste proprio mentre Tontaco si sta divertendo, capito? Si gira! 3 secondi, 2, 1. Il rafano è buono, il rafano è giocoso. Se è un rafano che vuoi, ascolta me. Quello di Gunma è il rafano per te. Quello di Gunma è grosso e duro. Ok, perfetto. Su, andiamo, Kinoshima, non fare quella faccia. Ci hanno anche regalato un sacco di rafano, no? Non ti permetterò di accettare altre pubblicità locali, è chiaro? Tranquillo, tranquillo, la prossima è di raggio più basso, vedrai. Mangiate anche me insieme al riso. Ha detto mangiate anche me insieme al riso. E mi dica, in quali zone andrà in onda questo spot? Solamente a Niigata. Tranquillo, tranquillo, la prossima è veramente internazionale. I meloni sciolgono i cuori. I meloni? Sciolgono i cuori? Passerà soltanto a Hokkaido. Di sicuro adesso avremo da mangiare per un bel po'. Evviva! Chissà che cosa si è messo in testa Onizuka. Non avrebbe dovuto accettare quelle infime pubblicità locali. Poter diventare una star sembra un sogno sempre più lontano. Chissà. Non è mica detto, sapete? Beh, cosa intendi? Ho appena fatto la somma dell'utenza complessiva che avrà la possibilità di guardare uno degli spot girati da Tomoko. Sapete che viene coperto l'80% del Giappone? Cosa? L'80%? Abbiamo ottenuto lo stesso impatto che si avrebbe sui canali principali. Vuoi dire che Onizuka aveva proprio questa intenzione? Forza, gente, muoviamoci. Si ricomincia. A quale zona rurale faremo pubblicità stavolta? Eh? La pubblicità locale. Ma quella non si fa più. È del tutto inutile, non lo sapete? Facciamo qualcosa di grosso adesso. Un programma per una radio di Shibuya. Un ingaggio per una stazione radio a Shibuya? Ma a Shibuya c'è la famosa... Non è possibile che possa aver trovato un lavoro così importante. Neanch'io ho mai avuto contatti così in alto. Eccoci, siamo arrivati. Eh? Ma non è più avanti. Che cos'è questo posto? Siamo sicuri che sia qui. Ma questa è una mini stazione FM! E cos'è una mini stazione FM? Una stazione radio che chiunque potrebbe allestire. Solo che l'onda di trasmissione non è in grado di arrivare più in là di qualche chilometro di raggio. Ah, quindi non servirà a nulla. Mi sembrava infatti che questa occasione fosse troppo buona. Invece di fare i disfattisti, pensate a lavorare, forza! Tontaku ha finito di cambiarsi. Però siete sicuri che andrà bene così? Che diavolo è quel vestito? Me l'ha prestato un amico che lavora nel porno. Le sta proprio bene, non è vero? Non importa come le sta! Il programma prevede il pubblico in sala durante la messa in onda! Le vedranno tutti le mutandine! E che problema c'è a mostrare un po' di mutandine? Anzi, ci conviene. Per via delle foto. Per via delle foto? Ci siamo. Ma quelli chi... Pare che il programma
sia molto famoso fra gli otaku, dato che ospita spesso idol emergenti in procinto di esplodere. Pensate a cosa succederà se manderanno le foto di Tontaku alle riviste. Ce ne saranno almeno una ventina sul genere. Se pubblicheranno le foto di Tontaku, le faranno una pubblicità enorme. Ehi, Tomoko non deve assolutamente diventare famosa in questo modo! Il mio progetto sarebbe distrutto! Annulliamo subito questo ingaggio! Andiamo via, Tomoko. Aspetta un momento! Questo è un lavoro di Tontaku. Se sarà lei a non volerlo fare, allora nessuno la costringerà. Ma io... Tomoko, non hai bisogno di fare questo tipo di lavoro. Quegli uomini là fuori ti fotograferanno con le mutandine in mostra. Ah, le mie mutandine! Ma non c'è problema per quelle! Me le sono appena cambiate, queste che indosso sono pulite. Non è una questione di igiene! Tontaku, che cosa vorresti fare tu? Puoi rispondere sinceramente. Io non... Da quando il professore ha cominciato a fare la parte del mio manager ho avuto diversi lavori. Io mi diverto a lavorare tutti i giorni. Mi dà più soddisfazione. Certo, magari non saranno quei grandi ingaggi a cui pensava lei, signor manager. Però io sono contenta. Se la gente mi conoscerà così, poco per volta. E se alla fine il numero delle persone a cui posso piacere aumenterà, a me farà ancora più piacere. Oggi sento di avere la speranza che a tutti questi spettatori potrò piacere io, Tomoko, anche solo un po', anche solo per le mie mutandine in mostra. Mi dispiace, io lo so che il signor manager si impegna molto per me e per il mio futuro, però... Beh, del resto anche Mayu Azuki ha cominciato con gli spettacolini serali alle terme. È deciso, allora. È giunto il momento di presentare l'ospite di oggi. Lei è Tomoko Nomura. Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Tomoko. Hai un bel nome, Tomoko. Grazie. E non solo il nome. In fondo, il mio era soltanto un sogno egoistico. Forse avrei dovuto pensare a un progetto di promozione che tenesse più conto dei desideri di Tomoko. Ehi, da dove arriva quella? Chi è? Andiamoci. Non sarà mica. Eccola, è lei. E così la bella ragazza di cui tutti parlano esiste davvero. Andiamo. E voi chi diavolo sareste? Siete voi a rappresentare quella ragazza là fuori? Sì. Mi chiamo Kibayashi, sono dello Shonen Magazine. Ecco com'è andata. Da qualche tempo in redazione erano cominciate ad arrivare moltissime richieste riguardanti pubblicità trasmesse in regioni periferiche. C'era chi chiedeva notizie della bella ragazza che pubblicizzava il rafano di Gunma, chi voleva sapere chi fosse la testimonial del riso di Niigata, chi diceva che la ragazza della pubblicità dei meloni gli aveva sciolto il cuore. Ma dopo aver compiuto qualche ricerca, abbiamo scoperto che queste tre ragazze tanto sospirate erano in realtà una sola. Lei, la signorina Tomoko Nomura. Oh! E da questo straordinario evento noi abbiamo tratto l'ipotesi che lei possa diventare la top idol del XXI secolo. Shonen Magazine, il settimanale più venduto del mondo, ha decretato il trionfo di Tomoko come la più grande idol di tutti i tempi! Sei incredibile, Tontaku. Diventerai davvero una top idol adesso. Non corriamo troppo. Siamo ancora nel campo della pura ipotesi. Bisognerà effettuare una verifica estremamente accurata. Una verifica? Come sarebbe? Abbiamo già trovato altre 11 candidate per il titolo di idol del XXI secolo. Per eleggere l'idol suprema dovremo indire una gara fra queste 12 ragazze. Ma in che modo? Organizzeremo un concorso per scegliere... La principessa delle copertine! Cover Princess! Esatto. Noi presenteremo le 12 ragazze sulle pagine patinate della nostra rivista. Quindi i lettori voteranno la più meritevole di essere definita idol del XXI secolo. Naturalmente alla vincitrice verrà dedicata la copertina e un nuovo servizio di 20 pagine, come inizio di una collaborazione ad ampio raggio. È interessato a questa proposta? Vuoi farlo, Tontaku? Sei solo tu quella che deve decidere. Beh, io mi fido di te, professore. Bene, il nostro prossimo obiettivo è diventare Cover Princess, allora. Sì, mettiamocela tutta!
questa storia. Cosa? Per te va bene finché va come dici tu. Non ti interessa sapere cosa ne pensa Tontaku. Cosa vuole che ne pensi, Tomoko? Non posso fidarmi di uno come te per Tontaku. Il mio stupendo progetto! D'ora in poi della promozione di Tontaku si occuperanno Eikichi, Onizuka e i Five Students. Ho capito male o sta coinvolgendo anche noi? Così sembra. Lei non è un professionista. Sarà anche vero, ma sono in grado di riconoscere il fascino di Tontaku. Va bene, come vuole. Se ci crede tanto, le concedo un tentativo. Però, se alla fine non avrà ottenuto nulla, voi tutti non potrete più farvi vedere dove lavora Tomoko, intesi? Perfetto. Ti mostrerò il vero Tao del manager, Onizuka Style. Onifuji TV! Ah! Il primo passo per una idol è la pubblicità. Tutte le più famose idol sono diventate grandi partendo dal settore pubblicitario. Sì! Tomoko ha già girato lo spot di un telefono cellulare. Non ne basta uno. Dovrai farne ancora e ancora. Certo, a parole è tutto facile, però credi sul serio che noi sapremo trovarle in gaggi pubblicitari a ripetizione? Già, infatti, ho sentito dire che è molto difficile. Ma non sapete chi avete davanti? Oh? Io ero uno dei leggendari Onibaku, la coppia più tosta di Tokyo. Ho contatti ovunque, in campi di ogni genere. Ma vuoi dire che... Certo, ho già ottenuto degli ingaggi. Avanti, cominciamo la prova. Eccomi! Il rafano è buono, il rafano è giocoso. Se è un rafano che vuoi, ascolta me. Quello di Gunma è il rafano che fa per te. Quello di Gunma è grosso e duro. Stop, controlliamo il girato. Grosso e duro? Mi scusi, potrebbe dirmi in quali zone verrà trasmessa questa pubblicità? Soltanto a Gunma. Oh! La strada per diventare top idol è ancora lunga. Ma sei impazzito! Questo è il tipo di spot con cui si finisce derisi in una di quelle trasmissioni che scavano negli esordi dei VIP! È assurdo, non si può accettare una cosa del genere! Vieni, Tomoko, andiamo via! Ah, ma è super buonissimo! Mangiatene pure quanto ne volete. Non è proprio niente male, vero? Signor Okinoshima, tenga, ne assaggi anche lei! Oh, Tomoko! Non osare fare il guastafeste proprio mentre Tontaku si sta divertendo, capito? Si gira! 3 secondi! 2, 1! Il rafano è buono, il rafano è giocoso. Se è un rafano che vuoi, ascolta me. Quello di Gunma è il rafano per te. Il rafano è buono, il rafano è giocoso. Se è un rafano che vuoi, ascolta me. Quello di Gunma è il rafano per te. Quello di Gunma è grosso e duro. Ok, perfetto. Su, andiamo, Kinoshima, non fare quella faccia. Ci hanno anche regalato un sacco di rafano, no? Non ti permetterò di accettare altre pubblicità locali, è chiaro? Tranquillo, tranquillo, la prossima è di raggio più basso, vedrai. Mangiate anche me insieme al riso. Ha detto mangiate anche me insieme al riso. E mi dica, in quali zone andrà in onda questo spot? Solamente a Niigata. Tranquillo, tranquillo, la prossima è veramente internazionale. I meloni sciolgono i cuori. I meloni? Sciolgono i cuori? Passerà soltanto a Hokkaido. Di sicuro adesso avremo da mangiare per un bel po'. Evviva! Chissà che cosa si è messo in testa Onizuka. Non avrebbe dovuto accettare quelle infime pubblicità locali. Poter diventare una star sembra un sogno sempre più lontano. Chissà, non è mica detto, sapete? Beh, cosa intendi? Ho appena fatto la somma dell'utenza complessiva che avrà la possibilità di guardare uno degli spot girati da Tomoko. Sapete che viene coperto l'80% del Giappone? Cosa? L'80%? Abbiamo ottenuto lo stesso impatto che si avrebbe sui canali principali. Vuoi dire che Onizuka aveva proprio questa intenzione? Forza, gente, muoviamoci. Si ricomincia. A quale zona rurale faremo pubblicità stavolta? Eh? La pubblicità locale. Ma quella non si fa più. È del tutto inutile, non lo sapete? Eh?
Facciamo qualcosa di grosso adesso. Un programma per una radio di Shibuya. Un ingaggio per una stazione radio a Shibuya? Ma a Shibuya c'è la famosa... Non è possibile che possa aver trovato un lavoro così importante. Neanch'io ho mai avuto contatti così in alto. Eccoci, siamo arrivati. Eh? Ma non è più avanti. Che cos'è questo posto? Siamo sicuri che sia qui. Ma questa è una mini stazione FM! E cos'è una mini stazione FM? Una stazione radio che chiunque potrebbe allestire. Solo che l'onda di trasmissione non è in grado di arrivare più in là di qualche chilometro di raggio. Ah, quindi non servirà a nulla. Mi sembrava infatti che questa occasione fosse troppo buona. Invece di fare i disfattisti, pensate a lavorare, forza! Tontaku ha finito di cambiarsi. Però siete sicuri che andrà bene? Però non dovremmo essere in molti a possedere tre tipi diversi dei suoi autografi dell'epoca delle Ellos. Ehi, hey, lei della Pink Elephant, non è arrivata la vostra ragazzina? Oh, ci scusi vivamente, arriverà fra poco, glielo garantisco. L'avverto, tra 10 minuti cominceremo le prove. Certo! La vostra ragazzina, quando capiranno che lei ha un nome e un cognome, si chiama Tomoko Nomura! Lo sapevo che non dovevamo accettare un ingaggio non pianificato! Progetto di costruzione di un idol, Tomoko Nomura. È il progetto per trasformare Tomoko nella top idol del XXI secolo. Mi ha tenuto impegnato per 3 giorni e 3 notti senza dormire. Molto presto la piccola Tomoko sarà scelta come protagonista di un grande film, lo sento. E il suo film avrà un enorme successo. Tomoko otterrà la fama che merita. Sarà chiamata come ospite in uno di quei celebri talk show come La Stanza di Tetsuko. E alla fine otterrà lo status di top idol nazionale. E arriverà a essere conosciuta in tutto il Giappone. E poi... Signor Okinoshima, come si sente a sposare la più amata idol del Giappone? Sono felicissimo. Devo provare a chiamarla di nuovo. Ah, ancora non risponde. Conviene chiamare la scuola e... Oh! Ma questo è il suo cellulare! Pronto, Tomoko? Pronto, Tomoko? Ma cosa ci fa il cellulare di Tomoko nella mia borsa? Ah, ora ricordo. Me lo ha dato ieri quando siamo andati a fare le foto per la copertina di Amici del Bonsai. Lo sapevo che non dovevamo accettare un ingaggio non pianificato! Accidenti, come faccio a rintracciarla adesso, Tomoko? Tomoko! Oh! Oh! Sbrigati, Tontaku! Grazie mille, professore! Ah, è tardissimo! Ehi, aspetta! Tomoko! Tomoko! Bene, tutti gli attori in scena! Facciamo una prova completa! Prova luci, intanto! Mi vuole spiegare perché la scena di Tomoko non c'è più? Mi sembrava di essermi già scusato del ritardo. Mi dispiace, ma purtroppo la scena è stata sostituita. Vede, la sceneggiatrice, la signora Ashida, l'ha deciso all'ultimo momento. La famosa signora Ashida? Senta, rimanga fra noi, ma il fatto è che all'Ashida non piacciono le ragazze prosperose. Ma è pazzesco! Lo so, abbiate pazienza per oggi. La prossima volta farò in modo di inserirla. Forza, gente, cominciamo la prova! Aspetti un momento, signor Kojima! 4, 3! Ce ne andiamo via, Tomoko. Eh? Ah, quanto mi fa infuriare! Bisognerebbe mettere un freno allo strapotere di quella brutta vecchietta ego... Gunma è il rafano che fa per te! Quello di Gunma è grosso e duro. Stop! Controlliamo il girato! Grosso e duro? Mi scusi, potrebbe dirmi in quali zone verrà trasmessa questa pubblicità? Soltanto a Gunma. Oh! La strada per diventare top idol è ancora lunga. Ma sei impazzito! Questo è il tipo di spot con cui si finisce derisi in una di quelle trasmissioni che scavano negli esordi dei VIP! È assurdo, non si può accettare una cosa del genere! Vieni, Tomoko, andiamo via. Ah, ma è super buonissimo! Mangiatene pure quanto ne volete. Non è proprio niente male, vero? Signor Okinoshima, tenga, ne assaggia anche lei. Eh? Oh, Tomoko. Non osare fare il guastafeste proprio mentre Tontaku si sta divertendo, capito? Si gira. 3 secondi. 2,
1. Il rafano è buono, il rafano è giocoso. Se è un rafano che vuoi, ascolta me. Quello di Gunma è il rafano per te. Quello di Gunma è grosso e duro. Ok, perfetto. Su, andiamo, Kinoshima, non fare quella faccia. Ci hanno anche regalato un sacco di rafano, no? Non ti permetterò di accettare altre pubblicità locali, è chiaro? Tranquillo, tranquillo, la prossima è di raggio più basso, vedrai. Mangiate anche me insieme al riso. Ha detto mangiate anche me insieme al riso. E mi dica, in quali zone andrà in onda questo spot? Solamente a Niigata. Tranquillo, tranquillo, la prossima è veramente internazionale. I meloni sciolgono i cuori. I meloni? Sciolgono i cuori? Passerà soltanto a Hokkaido. Di sicuro adesso avremo da mangiare per un bel po'. Evviva! Chissà che cosa si è messo in testa Onizuka. Non avrebbe dovuto accettare quelle infime pubblicità locali. Poter diventare una star sembra un sogno sempre più lontano. Chissà. Non è mica detto, sapete? Beh, cosa intendi? Ho appena fatto la somma dell'utenza complessiva che avrà la possibilità di guardare uno degli spot girati da Tomoko. Sapete che viene coperto l'80% del Giappone? Cosa? L'80%? Abbiamo ottenuto lo stesso impatto che si avrebbe sui canali principali. Vuoi dire che Onizuka aveva proprio questa intenzione? Forza, gente, muoviamoci. Si ricomincia. A quale zona rurale faremo pubblicità stavolta? Eh? La pubblicità locale. Ma quella non si fa più. È del tutto inutile, non lo sapete? Eh? Onifuji TV! Ah! Il primo passo per una idol è la pubblicità. Tutte le più famose idol sono diventate grandi partendo dal settore pubblicitario. Sì! Tomoko ha già girato lo spot di un telefono cellulare. Non ne basta uno. Dovrai farne ancora e ancora. Certo, a parole è tutto facile, però credi sul serio che noi sapremo trovarle in gaggi pubblicitari a ripetizione? Già, infatti, ho sentito dire che è molto difficile. Ma non sapete chi avete davanti? Oh? Io ero uno dei leggendari Onibaku, la coppia più tosta di Tokyo. Ho contatti ovunque, in campi di ogni genere. Ma vuoi dire che... Certo, ho già ottenuto degli ingaggi. Avanti, cominciamo la prova. Eccomi! Il rafano è buono, il rafano è giocoso. Se è un rafano che vuoi, ascolta me. Quello di Gunma è il rafano che fa per te. Quello di Gunma è grosso e duro. Stop, controlliamo il girato. Grosso e duro? Mi scusi, potrebbe dirmi in quali zone verrà trasmessa questa pubblicità? Soltanto a Gunma. Oh! La strada per diventare top idol è ancora lunga. Ma sei impazzito! Questo è il tipo di spot con cui si finisce derisi in una di quelle trasmissioni che scavano negli esordi dei VIP! È assurdo! Non si può accettare una cosa del genere! Vieni, Tomoko, andiamo via! Ah, ma è super buonissimo! Mangiatene pure quanto ne volete. Non è proprio niente male, vero? Signor Okinoshima, tenga, ne assaggi anche lei! Eh? Oh, Tomoko! Non osare fare il guastafeste proprio mentre Tontaku si sta divertendo, capito? Si gira! 3 secondi! 2, 1! Il rafano è buono, il rafano è giocoso. Se è un rafano che vuoi, ascolta me. Quello di Gunma è il rafano per te. Quello di Gunma è grosso e duro. Ok, perfetto. Su, andiamo, Kinoshima, non fare quella faccia. Ci hanno anche regalato un sacco di rafano, no? Non ti permetterò di accettare altre pubblicità locali, è chiaro? Tranquillo, tranquillo, la prossima è di raggio più basso, vedrai. Mangiate anche me insieme al riso. Ha detto mangiate anche me insieme al riso. E mi dica, in quali zone andrà in onda questo spot? Solamente a Niigata. Tranquillo, tranquillo, la prossima è veramente internazionale. I meloni sciolgono i cuori. I meloni? Sciolgono i cuori?
Oh, oh, oh. Passerà.